Buongiorno a tutti, benvenuti ad Agorà. In attesa di possibili cambi di colore per le regioni, allentamenti delle misure restrittive in vista del Natale, il bollettino di ieri ci consegna luci e ombre, scende il tasso di positività rispetto ai tamponi effettuati, ma registriamo un nuovo record assoluto di morti di questa seconda ondata, ben 853 in 24 ore. Tra paura e speranza, la via da seguire sembra essere una sola: prudenza. Ne parliamo oggi con i nostri ospiti. Giusto appello che condividiamo, è collegato con noi, lo ringrazio, il professor Vittorio Sambri, direttore dell'unità operativa di microbiologia della ASL della Romagna, che davvero ci deve fare chiarezza, aiutare a capire cosa sono, come funzionano, quanto sono affidabili tutti i test che abbiamo a disposizione oggi per diagnosticare il Covid. Guardi, io denuncio la mia ignoranza in materia, quindi parto da questo, che dovrebbe essere il test sierologico rapido, no? È così? Ci spiega come funziona? Sì, è assolutamente così. No, ci ho preso, Sì, ci ha preso. È un test sierologico rapido che si esegue raccogliendo una piccola quantità di sangue venoso, pungendo l'estremità di un dito, facendo arrivare su uno dei due possetti del dispositivo questa piccola quantità di sangue venoso. Si aggiunge un reattivo e nel giro di 10-15 minuti, a seconda del tipo di test, ovviamente abbiamo un risultato. Il risultato che ci dice fondamentalmente due cose. Sì. Se il paziente che stiamo sottoponendo al test ha avuto un'infezione oppure non l'ha avuta. Se il test è positivo, significa che il paziente ha incontrato il virus. Potrebbe essere anche un soggetto che è rimasto asintomatico, ma comunque ha incontrato il virus e quindi si è infettato, anche senza sintomi. Poi, andando un pochino più in dettaglio, in questi test ci sono due segnali che vengono a essere mostrati: il segnale delle cosiddette IgG e il segnale delle cosiddette IgM. Le IgM sono gli anticorpi che compaiono per primi, quindi indicano un'infezione più precoce, potenzialmente in atto, e le IgG invece compaiono un pochino più tardivamente e, se sono da sole, indicano che il paziente ha avuto un contatto col virus in un tempo. Però comunque ci racconta un po' la storia, no? Pregressa i rapporti che noi abbiamo avuto col contagio, ma da un punto di vista di affidabilità, di strumento di indagine, è comunque inferiore rispetto ovviamente al tampone molecolare che abbiamo anche qua. Dicono due cose diverse, nel senso che il test è un test che ci dice qual è la storia del paziente, potenzialmente pregressa. Il tampone molecolare ci dice qual è lo stato attuale di infezione del paziente che stiamo esaminando. Quindi ci dice se il paziente ha il virus in quel momento oppure no. Esatto, quindi come strumento diagnostico più sicuro comunque, appunto sul qui e ora rispetto alla storia del test sierologico, è il tampone molecolare. Allora, questo come funziona, dove si può fare e perché? Molte persone denunciano il fatto che hanno dovuto aspettare un sacco di giorni per avere l'esito del tampone. Allora, questa è una serie di domande abbastanza complesse. No, ma andiamo a sintetizzare. Ma proviamo. E a semplificare soprattutto, perché dobbiamo spiegarlo agli italiani. Si prende questo bastoncino. Prende questo bastoncino e si infila nel naso del paziente, fino ad arrivare a una distanza che sia a metà fra l'occhio e l'orecchio, quindi deve essere un prelievo molto profondo. Una volta che il bastoncino è stato infilato nel naso del paziente e ruotato per alcuni secondi, si prende il bastoncino, lo si mette all'interno di questo tubo che contiene un liquido, lo si gira per altrettanto 10 secondi, si tira via, si chiude. Io adesso lo faccio senza protezione, perché ovviamente non è sicuro. Ma è il tubo, questo, viene processato su uno di quegli strumenti che vedete alle mie spalle, che sono dei processatori automatici di PCR, quindi di tamponi molecolari. Questo è il risultato. Di solito si ottiene un risultato nell'arco di 8-10 ore dall'arrivo del campione in laboratorio. Questo perché è il tempo analitico che questi strumenti impiegano per passare dal tubo rosso che abbiamo visto
al risultato. È chiaro che quello che abbiamo avuto negli ultimi 20 giorni, forse un mese, dipende dalle aree geografiche a cui si fa riferimento, è stato un sovraccarico notevole di tutte le reti laboratoristiche che lavorano per questo tipo di diagnosi. E quindi questo ha rallentato i tempi anche di consegna. Però il rallentamento è pesante nel momento in cui ad esempio uno ha un dubbio di contagio, ovviamente, quindi più tempo passa, più espone se stesso e gli altri a contagi, quindi è bene velocizzare i tempi. Sì, dica. No, questo senz'altro, però io ci tengo a sottolineare che tutti i laboratori, quando lavorano su una lista di tamponi, lavorano su una lista di priorità, e le priorità sono di dare assoluta prevalenza e precedenza ai campioni che possono modificare in maniera sostanziale la gestione o clinica del paziente che deve entrare in un ospedale o che è già in ospedale, o i contatti che possono essere più a rischio di propagare l'epidemia. Quindi diciamo che i contatti con un rischio minore, purtroppo, vista la situazione in cui ci siamo trovati praticamente in tutta Italia, hanno dei tempi di attesa anche un po' lunghi. Da noi siamo sulle 48 ore, 72 ore al massimo. Però voi avete inventato anche uno strumento innovativo, una sorta di laboratorio in miniatura, Molecular Mouse, ce lo fa vedere perché questo non ce l'ho qui. Funziona ed è in grado di processare parecchi tamponi, no, al giorno. Ecco, è proprio un mouse. Questo è il nostro. Questo è grande come un mouse, lo vedete? Sì. È uno strumento molto semplice, noi l'abbiamo convalidato, non l'abbiamo inventato noi, è stato convalidato da noi dal punto di vista dell'applicazione clinica. Lo strumento è molto semplice, si apre, spero che funzioni, in questa maniera. Allora, lo deve sollevare, ecco, bravo. Ah, sembra un portagioielli, guardi. Sembra un portagioielli. È un portarologio, una cosa preziosa, ecco, comunque. All'interno di questo strumento si mette un microchip, prendo, non è così semplice riuscire ad aprirlo, ma ce la possiamo fare, ecco. Vabbè, tutto deve essere ovviamente questo confezionato e quindi... anche perché questi sono regole di sicurezza, materiali che hanno necessità di essere mantenuti in una certa maniera. Eccoci, lo sto arrivando ad aprire, è molto tenace. Ma tiri su le mani, così lo vediamo, perché la vediamo... Eccolo, ecco, il microchip. Questo è il microchip. Questo quindi... è il microchip. Qua si mettono, vedete, ci sono sei pozzettine. Lo si infila nel mouse. In ciascuno di questi pozzetti si mette il campione di un paziente, lo si infila... dentro. Vediamo se lo centri deve, ecco, perfetto. No, vabbè, era meglio prima. Meglio prima. Ecco, ecco, perfetto. Lo si mette sì, all'interno del mouse in questa maniera. Sì. Non lo metto perché sennò si chiude il dispositivo e in 45-50 minuti, grazie a un software che controlla, quindi può processare molto molto velocemente i tamponi, quindi questo potrebbe essere davvero utile in questo momento in cui abbiamo bisogno di tamponare e tracciare velocemente. Senta, le chiedo un'ultima cosa perché è importante, visto che in questi giorni ci sono stati, cito il presidente della regione Veneto Zaia, che ha lanciato una proposta per le vacanze, per le feste di Natale in particolare, le faccio vedere cosa ha detto e poi così mi risponde. Possiamo vedere Zaia. Se ce la facciamo, però altrimenti fa lo stesso. La racconto. E la clip. Ecco. Non ce la facciamo? No, allora non perdiamo tempo. Gliela racconto io. Il presidente Zaia ha detto, prima del cenone, per stare tranquilli, tutti ci facciamo un bel tampone fai da te. È una proposta credibile, verosimile, che insomma dovremmo suggerire agli italiani? Al momento credo che questi metodi, diciamo, fai da te,
o self-collecting, nel senso che una persona si prende il tampone, se lo infila nel naso e poi si fa il campione, non abbiano ancora una validazione adeguata per poter essere considerati degli strumenti diagnostici e di screening abbastanza validi. Sicuramente ci stiamo arrivando. Io credo che sia molto più importante invitare meno gente al cenone, così uno non deve fare il test. Bisogna assolutamente mantenere le regole che abbiamo tenuto fino adesso, cioè mascherina, distanziamento, evitare di avere 30 persone a contatto. Perfetto. I numeri che stiamo vedendo in questi giorni dell'epidemia lo dimostrano chiaramente. È bastato 10 giorni, almeno qua in Emilia Romagna, di zona arancione, quindi con una leggera limitazione rispetto alla zona gialla, e i numeri sono migliorati. Quindi io confido molto di più in questo. Bene, grazie, è stato chiarissimo, io la ringrazio davvero tanto e adesso seguiremo la storia di questo mouse, perché può essere domani. Grazie ai nostri ospiti, subito dopo mi manda Rai 3, noi ci rivediamo domani 8, Agorà, conto su di voi.